Aria, eccoci, come dice il buon vecchio Klaus, che questa volta mi ha invitato a partecipare alla Maratona delle Dolomiti, un percorso di 140 km, 4000 e passa di dislivello con bici da corsa, ed è una gara che si terrà in Alta Badia tra 2 giorni, quindi domenica. E domani appunto partirò per Corbara, dove mi troverò con il team di Klaus. Andiamo a ritirare il pacco gara e poi domenica facciamo questo giro in bici. Sono sul tetto di casa e sto finendo i preparativi per questo weekend e andiamo a scoprire insomma questo giro immerso nelle Dolomiti. Questa brutta persona mi fa fare cose difficili. Benvenuto nel team, però. Grazie. Iniziamo alla grande. Ah, iniziamo con un aperitivo. Sono arrivato in Alta Badia e ho già ritirato il pacco gara. Mi hanno dato un numero relativamente basso in confronto ai mostri che ci sono qui. E adesso c'è un mega ambiente dove si ritira il pacco gara, un sacco di stand, un bel clima e tantissime belle persone. E dai, si avvicina il momento e ci sono tantissimi partecipanti, percorso sicuramente bellissimo, anche perché venendo qua in macchina sono stato a bocca aperta praticamente più di un'ora, perché ogni volta che si vengono in Dolomiti in queste zone qui rimani sempre a bocca aperta. Eccomi qua in hotel. Come sapete, io non vado mai in hotel e questa volta sono ospite, sono stato invitato, non ho praticamente fatto niente, quindi sono solo venuto qua e mi hanno dato, ragazzi, mi hanno dato una camera che mi sento un po' a disagio, cioè è veramente pazzesca. Io non pensavo si potesse arrivare a certi livelli di comfort. E non sono abituato. Adesso ve la faccio vedere perché è veramente qualcosa di incredibile, ma soprattutto la vista. Iniziamo con un ingresso morbido, molto morbido. Abbiamo un ombrello in caso servisse. Eccola qua. Guardate che roba assurda. Cioè, sono da solo, Sono da solo in questa camera qua. Ma il bagno è esagerato, cioè è veramente esagerato e niente, cioè con la roccia, no? Di cosa stiamo parlando? Però c'è da dire un però. Guardate che spettacolo fuori. Quella è Corvara, ma soprattutto qui le pareti stampate in faccia. E anche qui altre bellissime montagne. Ma che posto è? Che posto è? Gilli, io vorrei fare un brindisi. Sono tutti qua, sono, dai. Cioè, non abbiamo una. Cioè, mi dispiace che ci stiamo dando le spalle, che Laurini ci sta dando le Ma non spalle. basta un tavolo? No, a fine cena ormai non ha no, qua se il tavolo non è largo uguale vanno in sbattimento, cioè non è che diciamo chi non ha questo popolare. Guys, il significato è cheese, solo perché appare il suo primo lavoro Grazie Gilli, grazie Gilli, no, grazie. Grande Gilli. Ok, sono in stanza, ho portato sulla bici, c'è un casino. Adesso vi faccio vedere pacco gara e anche un po' di cosette che mi ha dato Tudor. Ok, questo è il pacco gara. Abbiamo questo smanicato, la maglia ufficiale da ciclismo, una borraccia, questo è uno un prosecchino, le castagne, barrette dell'Enervit, cose di low hacker. Questa è la mia assicurazione per domani, il pettorale che dovrò mettere questo qua dietro e quello piccolino davanti che c'ha il chip.
Poi lì un sacchettino con una mela, una fascia per il collo, qua ci sono un po' di sconti, un po' di pubblicità, un braccialetto, ecco, insomma questo è il pacco gara. Guardate che professionisti il team Wanderlust mi ha lasciato delle bellissime cose che userò per domani, ovvero il completino da bici e il casco, e in più ci sono altri gadget, adesso tiro fuori tutto. Non lo so, io voglio mettermi a piangere, non mi meritavo tutto ciò. Allora, casco, e guardate che professionisti, guardate che robetta che hanno fatto. Abbiamo la divisa del nostro team per domani, per correre la gara. Wanderlust Vision, bellissimo, con il pantaloncino e anche la giacchetta in Gore-Tex. Bomba. Poi mi hanno lasciato una felpa, la borraccia e soprattutto il vinile di terra. Mamma mia, che spettacolo. Eccoci qua, tutto pronto per domani, sveglia impostata alle 4:30 e si parte per questo percorso fantastico. Stasera ho scoperto anche che ci sono più o meno 8.000 partecipanti e sarà veramente bello, bello, bello poter pedalare in mezzo alla natura, in mezzo a queste montagne bellissime, fare questi passi storici, insomma. E niente, tutto pronto. Vado a dormire perché manca poco, anche se non so quanto dormirò perché sono molto gasato. Dai, ci vediamo domani. Siamo pronti! Stiamo andando alla partenza. Passano un sacco di ciclisti. Ci siamo, fa freschino. Team manager Wanderlust, ma dove mi porti all'ingresso? Guarda dove ti porti. Ma stiamo scherzando! 8.000 persone sono davanti! Salve! Stiamo andando avanti! Siamo con Pietro Siegele, premovente di Shore Trek, l'argento olimpico, il bronzo olimpico nella staffetta. Ma a proposito di grande velocità, insomma, ieri ci raccontavi che tantissima esperienza finale, finale, e da allora andiamo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ladies and gentlemen, the start of the edition number 35 of the Maratona Tres Dormire. Sarà lunga. E si parte con il passo Campolongo, subito prima salita. Allora non filmerò tanto, siamo scesi da Rab, adesso passo per Doi. Eccoci qua, passo per Doi. Vai, vai, vai! Madonna, è enorme, sasso lungo, bellissimo, guardate che roba. Allora, ritornato a Corvara, ho preso il bivio per fare quella lunga, adesso stiamo rifacendo la salita a Campolongo, scendiamo giù ad Arabba e poi il giro cambia. Per ora bene, le prime 3 orette sono passate. Eccolo qua, passo Giavo. E si parte dopo 86 km, più di 2.000 sulle gambe. Passo Giao, il pistolo.
eccoci qua anche Passo Falzargo, adesso 2 chilometrini passo Valparola e poi discesa e dopo ci aspetta il Mur del Giant, durissimo, e poi fine, basta. Eccomi qua, disintegrato. Ora non ci penso, perché se ci penso mi butto per terra e dormo fino a domani. Io non so, ogni volta mi vado a cacciare in queste robe stradure, dure impestate. Arrivato! Ecco, questo è tutto quello che ho filmato alla Maratona delle Dolomiti, perché giustamente mi sono goduto i paesaggi, le montagne bellissime che ci hanno accompagnato per tutto il tragitto, e penso che la cosa che più ho notato è stato il silenzio che c'era nei passi, perché hanno praticamente chiuso le strade tutta una giornata per tutto il tracciato della maratona ed era veramente molto molto silenzioso, soprattutto quei passi come il Falzarego, il Giau, che di solito passano sempre un sacco di moto, macchine, cioè, c'è molta confusione, e invece rivederli così silenziosi è stato veramente una cosa che porterò dentro, perché l'ho sentita molto la differenza. È come essere tipo ad alta quota, ma eravamo appunto sui passi insomma i più famosi. Niente, comunque il giro è andato benissimo, ringrazio il team di Klaus che mi ha dato l'occasione, l'opportunità di partecipare a questo bel evento, e niente, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!